un pacco di legumi. Stiamo morendo di fame. Porca miseria. Pranzo. Pensavo fosse veramente più facile di così. Sono proprio le 5 del mattino. Ciao ragazzi, secondo voi è possibile mangiare qui a Roma con solamente un euro al giorno per 7 giorni? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Iniziamo subito questo video, è praticamente una challenge direi, e vediamo se riusciamo nella nostra impresa. Vogliamo fare questa prova? Secondo noi ce la faremo, 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 perché abbiamo fatto qualche calcolo e secondo noi sì, è possibile. Quindi oggi è il nostro primo giorno, è lunedì, possiamo spendere solamente un euro al giorno per mangiare dalla colazione alla cena. Io direi 0,50 centesimi a testa, dato esatto. Che siamo in due. Quindi le nostre regole del gioco è che ovviamente almeno sale e olio ce lo concediamo, e tutto quello che compriamo da oggi lo possiamo riutilizzare anche domani. Quindi se oggi compriamo tipo un chilo di pasta, ovviamente la possiamo utilizzare anche nei giorni seguenti. Andiamo subito al supermercato con il nostro primo euro. Cos'altro dobbiamo prendere? Un pacco di legumi. Bene, la spesa di oggi è andata. Guardate, abbiamo comprato questo barattolo di fagioli, questo pacco di farina che ci servirà a vita perché faremo 20.000 tipi di pasta per tutta per la forza settimana. Perché con un euro, ragazzi, e due carote abbiamo speso 0,99. Siamo all'opera, stiamo facendo le fettuccine. Abbiamo usato 200 grammi del chilo di farina che abbiamo comprato e stiamo in ansia perché non possiamo usarne troppe, se no poi ci finisce. Che disastro. Dai, dai, che ovviamente ce la facciamo. Senza uova, eh? È ovvio. Saranno un po' delle fettuccine strane queste. Nostro pranzo è servito. Beh, un bel piatto. Però guardate che belli. Stamattina non abbiamo fatto colazione perché non avevamo niente. Ci vediamo stasera per la cena. Stiamo lavorando al computer e sinceramente stiamo morendo di fame. Porca miseria, si può dire? Porca miseria. Diciamo che all'inizio andava bene perché comunque un bel piatto di pasta. Però poi avevo voglia di mangiare altro e ci siamo dovute tenere le cose che abbiamo comprato per stasera, perché un euro è per tutta la giornata, se no stasera non avevamo più niente, quindi teniamo duro, mi sa che mangeremo presto. Alle 5. Perché veramente tra un po' mi gira la testa proprio, alle 5. Sto proprio morendo di fame. Lo so pure io. Sono le 6:30 e noi ci prepariamo già per la cena perché abbiamo un coso allo stomaco, io sono già in pigiama. E questa sera ci prepariamo con la nostra farina comprata oggi due piadine, con metà scatola di fagioli che li frulliamo, facciamo una specie di hummus, sì. Fagioli frullati, e una carota che abbiamo comprato oggi. Questa è la nostra cena. Wow! È tutto nero. Bisogna accendere la luce. È stupido. Game over prima di iniziare. Sono le 4:50 del mattino. Oddio, ragazzi. E noi abbiamo pensato bene di andarci a mangiare almeno un mandarino. Pensavo fosse veramente più facile di così. Porca miseria, però
È stato un esperimento molto interessante. Andiamo. Svegliarsi alle 4 del mattino pensando solo al cibo. Solo al cibo. Aiuto. Dov'è il cibo? Un mandarino. I mandarini non li abbiamo comprati con un euro, quindi questo vuol dire che abbiamo fallito. Io voglio dare spiegazioni, però. Sì, vabbè, ma domani mattina le diamo. Il mio mandarino è pure marcio. Meglio però, di niente. Proprio, mamma mia. Vabbè, ci vediamo domani mattina per rimanete con noi perché... Siamo al nostro secondo giorno di mangiare con un euro al giorno per una settimana e diciamo che la nostra challenge termina qui perché già abbiamo sgarrato. Mamma mia, potevamo barare, non dirvi niente del mandarino, però del mandarino, però siamo oneste. Sì, anche perché avremmo fatto così tutta la settimana. Sì, perché già il primo giorno ci siamo svegliate alle 4 del mattino con un buco nello stomaco. Io sinceramente pensavo che fosse molto più semplice, però alla fine finché non lo provi non lo puoi sapere, perché dicevo vabbè, in generale noi non è che chissà quanto mangiamo di solito, mangiamo un piatto, no, la pasta, un secondo e basta, non è che chissà quanto mangiamo, però non mi rendevo conto di tutto il contorno, che magari uno si mangia un pezzo di formaggio, a colazione due biscotti, invece così che abbiamo mangiato quel piatto di pasta e basta, poi la sera stavo morendo di fame e abbiamo mangiato quella piadina con i fagioli e una carotina. Però finita la piadina stavo morendo di fame allo stesso modo. Le tue considerazioni? No, io penso che sarei riuscita a fare ancora qualche giorno. Qualche giorno? No, vabbè, magari oggi e magari domani a pranzo, che ne so. No, alla fine io sono stata la più molle. Mi sentivo una stanchezza assurda perché non c'era frutta, non c'era verdura. Quindi è stato quello, secondo me. Tipo, ho mangiato quei due mandarini stanotte e mi sono ripresa perché avevo bisogno di energia. Per oggi avevamo previsto i maltagliati, sempre con i fagioli rimasti di ieri. E per questa sera le uova con la carota rimasta di ieri. Infatti oggi con un euro saremmo andate a comprare un pacco da 6 di uova e ci stava, è solo che il problema è che intanto ritornavamo a questo punto e quindi alla fine ci siamo arrese e non sapevamo se mettere il video o no, però alla fine l'abbiamo messo per fare una visione reale di questa cosa, nel senso che alla fine è veramente molto difficile. Perché sì, potevamo durare un giorno in più, ma finiva là. Sì, vabbè, in ogni caso, era 2 giorni massimo, non una settimana. No, poi non so se abbiamo sbagliato la strategia. Scriveteci qui sotto nei commenti voi come avreste organizzato la settimana con un euro al giorno. Perché la difficoltà era che non è che potevamo tenere da parte dei soldi e comprare tutto insieme. Perché lì era molto più facile. Sì, certo. Perché con 2 euro compri a Lidl un pacco da 20 di Wurstel e... quando hai fame ti mangi un Wurstel, sì, invece sì, sì. Con un euro solo devi proprio usare bene, no? La testa per decidere cosa comprare. No, stavo pensando, no? Che adesso uno si chiede, vabbè, ma allora perché avete fatto questa challenge se avete, se avete perso il primo giorno? Però alla fine è stato un esperimento interessante che ci ha mandato oltre i nostri limiti, no? Fuori dalla comfort zone, anche se sembra facile, ma fatelo, provate a farlo, vediamo se non mi viene fame, perché uno dice, vabbè, qualcosa avete mangiato. Sì, però io vi giuro che io di solito ho abbastanza la pancia gonfia in generale di mio, stamattina mi sono svegliata che sembrava che avessi fatto 3 ore di maratona, ero proprio piatta così, perché... uno non è abituato, il primo giorno che fai uno sforzo senti tutto lo sforzo. Sicuramente se resistevamo un po' al quarto dopo un giorno po' uno non sentiva più infatti cosa. Non escludo che potremmo ritentare.
tentare una noce. Comunque lasciate un non like. Un non like. Lasciate un non like. Ve lo accettiamo. Per il nostro fallimento. Non iscrivetevi a questo canale. Una merda proprio. Ci vediamo al prossimo video e speriamo di fare altre challenge di questo tipo. Però magari di portarle a termine. Però se non le porteremo a termine metteremo ugualmente il video. Ecco, ci sta. Bene, ciao. Ciao.